Ora, da questo punto di vista vi sono tante possibili considerazioni che si possono e si debbono fare, alcune delle quali già l'anno scorso provammo a sviluppare in questa sede. Intanto potremmo dire che se l'opera artigianale ha qualcosa di divino nel senso platonico, l'opera tecnica sembra invece essere svuotata di ogni elemento divino. L'opera tecnica è pura riproducibilità e potremmo dire, per impiegare la nota espressione di Walter Benjamin, l'opera tecnica non è altro che l'opera artigianale nel tempo della sua riproducibilità tecnica, svuotata di ogni slancio divino verso il paradigma ideale, appiattita solo sul puro valore di scambio e dell'utilizzabile. È difficile che l'amico cinese che ha incorniciato il coltello Berti possa fare qualcosa di analogo con la produzione seriale dei coltelli che invece troviamo nelle principali catene mondializzate, dove i coltelli, per inciso, non c'è bisogno di venire a comprarli a Firenze o a Scarperia, ma si trovano tali e quali a Pechino, come a Berlino, a Nuova York e a Mosca. Ecco, questo è un aspetto su cui vale la pena ragionare. L'altro aspetto interessante connesso con questo è che nell'opera artigianale, proprio come nell'opera artistica, vi è una oggettivazione dell'inimitabilità unica dell'artista. Questo è un aspetto fondamentale. Quando voi contemplate il quadro di Van Gogh, trovate l'opera d'arte nella quale si è oggettivato l'artista e che in qualche modo è una realizzazione. Platone negherebbe forse questo dell'opera d'arte, infatti dice che il demiurgo non è un artista ma è un artigiano, non per caso, ma ad ogni modo trovate l'oggettivazione dello spirito dell'artista che si è oggettivato nell'opera d'arte. Analogamente nell'opera artigianale trovate una dimensione di oggettivazione, di realizzazione della inimitabile persona che ha prodotto l'oggetto. È in qualche modo una dei fondamenti dell'essere al mondo dell'uomo, la sua attività pratica. Questo è un tema centrale in Heidegger, certamente in Essere e Tempo. L'uomo esiste sicuramente nella misura in cui opera nel mondo, e qui è uno dei punti anche di rottura con il maestro Husserl. La coscienza intenzionale è già una coscienza pratica che opera nel mondo, e troviamo anche un riferimento chiarissimo alla filosofia di Marx. L'uomo esiste nel mondo agendo, obiettivando le sue forze, non esiste come una pura testa alata d'angelo, per riprendere la bella espressione che utilizza Schopenhauer. L'uomo è nella prassi, è continuamente in contatto con il mondo oggettivo, con il quale continuamente opera una relazione, venendo modificato dal mondo oggettivo e modificandolo, realizzandosi nelle proprie oggettivazioni.